Tutto questo si inserisce in un contesto di crescita piatta. A fine marzo abbiamo parlato di crescita zero. Pochi giorni dopo il governo ha di fatto confermato la previsione, ponendo la crescita allo 0,2%. La Commissione europea stima lo 0,1%. Nessuno può sapere con certezza quale sarà la vera crescita di quest'anno, per le tante variabili che condizionano oggi questo tipo di analisi. Ma la tendenza è chiara. Il Paese non riparte con lo slancio dovuto, necessario, che è alla nostra portata, che ci meritiamo. Per rimetterci a correre sarà utile liberarci dal peso di parole che inducono alla sfiducia, che evocano negatività, che peggiorano il clima. Le parole di chi governa non sono mai neutre, influenzano le decisioni di investitori, imprenditori, famiglie. Le parole che producono sfiducia sono contro l'interesse nazionale. Drogato, è tossicopetente. Lei dice di aver subito anche un'aggressione da lui. Sì, ma perché era drogato, quello quanto sei sotto la droga, non lo sai niente, non sono niente. Anche tu se sei sotto la droga, che cazzo lo sai fare? Non lo sai niente. Ma scusa, ma erano in lite la moglie con lui? Lui va bene per i suoi bambini. Basta la video, basta. Ma erano... Nasce. Ciao. E gli altri bambini? Basta. No, io vedevo sempre i bambini praticamente che giocavano in cortile. Li vedo sempre, però questa persona qui come è stato da poco e quindi per me è molto difficile identificarlo. Non sono riuscito a inquadrare di chi si tratta. Un'amica mia amica sopra mi ha detto si tratta di un serbo, di un croato serbo, però io l'ho detto... Non lo so. Quindi però. Con i figli non lo vedevate mai? No, perché se aveva 5 figli forse che... Strano, perché 5 figli sono tantissimi. Io incontravo la signora sempre con un grande sorriso, col passeggino e 2 o 3 bambini, adesso non mi ricordo bene, 2 o 3 bambini, la bambina può avere 7 anni, una cosa, ma sempre col sorriso alle labbra. Buongiorno e buonasera, educatissima, educata. Quando ho saputo questa storia del bambino sono rimasto, ho detto è impossibile che la signora è impazzita, invece mi hanno detto no, è il marito. C'è tanta voglia di fare, c'è tanta voglia di lavorare bene e l'abbiamo dimostrato in questa giornata a Berlino. E 2 squadre che alzano la coppa non è da tutti. È clamorosamente importante perché quello che ha fatto è sotto gli occhi di tutti, ma non solo quest'anno, anche se stagione sportiva 2018-2019 è forse l'apice di un movimento uomini e donne, club, sull'onda di un discorso che parte da lontano. Se lo sport italiano è molto considerato, sicuramente la pallavolo ha un grosso contributo, ha dato e mi sembra che ci sono tutte le premesse per continuare a dare.